Ciao, oggi video super speciale, non solo perché vi utilizzo un format che di solito io non uso tanto spesso, ma fatemi sapere se vi potrebbe piacere che nel caso vediamo di farne più spesso. Tra l'altro non so, stanno facendo dei lavori, spero si senta. Quindi la prima cosa è utilizzo lo format What Itina Day, che è qualcosa che ho usato soltanto una volta tanti anni fa, ma in secondo luogo, cosa più importante, è che questo è un libro in collaborazione. Infatti abbiamo deciso, io insieme a Simona, Naki e Jasmine, dei canali Simona, Naki Earth e Tortin Su, di farvi vedere che cosa mangiamo in un giorno, ma ci mischieremo. Quindi noi abbiamo girato ognuno un suo video dove vi fa vedere che cosa mangia a colazione, pranzo, merenda e cena, però in realtà li montiamo in modo diverso. Quindi in questo video voi non vedrete tutto quello che mangio io, ma vedrete solo la mia colazione. Per vedere il mio pranzo, la mia cena e la mia merenda dovrete andare a vedere i video delle altre ragazze. Io vi lascio qua sotto tutti i loro link, sia ai canali che ai video, e iniziamo subito. Qui ho già pronta la mia colazione, che adesso vi faccio subito vedere come ho fatto. Ho fatto un matcha latte con latte di mandorla e qui c'è delle fette di pane con uno spalmabile che ho fatto io con l'okara di mandorle che ho utilizzato, cioè l'avanzo del latte di mandorla. Allora, come vedrete, il procedimento è un po' lungo perché ho deciso di farlo tutto in mattinata, però sono due cose. La parte lunga, diciamo, è quella di preparare il latte di mandorla e lo spalmabile, che però potete tranquillamente fare il giorno prima, il pomeriggio prima, insomma quando avete un momento. Di solito io... Oh, è arrivata anche Messi. Di solito io preparo il latte di mandorla magari la sera prima e poi lo tengo in frigorifero, in modo tale che la mattina ho già tutto pronto. Sia il latte di mandorla che lo spalmabile vegetale si conservano qualche giorno in frigorifero. Io amo le colazioni salate, quindi ho creato uno spalmabile salato, però si può creare anche in versione dolce. Adesso però non vi dilungo più, io faccio la mia colazione e vi faccio vedere come l'ho preparata. Buona. Per prima cosa ho fatto la bevanda vegetale di mandorle. Io vado un po' ad occhio quando la preparo. Di solito faccio un paio di manciate di mandorle che poi dopo frullo insieme a circa 650 ml di acqua naturale con un pizzico di sale e un dattero per dargli un tocco di dolcezza. Sarebbe meglio lasciare le mandorle a mollo almeno una notte o comunque 3-4 ore prima, ma siccome io mi dimentico sempre di farlo, non lo faccio mai. Comunque viene ugualmente bene. Dovete avere un frullatore abbastanza potente, lo fate andare per un po' e riuscite ad ottenere comunque un ottimo latte. Una volta che è ben frullato, lo metto nel mio sacchetto apposta per i latti vegetali, potete usare anche un canovaccio, e poi lo strizzo bene. Siccome io voglio prepararmi un matcha latte, lo metto a scaldare. Con l'okara, ovvero la polpa delle mandorle rimaste, ci faccio lo spalmabile. La condisco con un pizzico di sale, dell'olio, dell'origano, delle olive tritate. Mescolo bene, aggiungo un goccio d'acqua giusto per dargli la consistenza che mi permetterà di spalmarlo, un goccio di succo di limone e del pepe. Intanto preparo il matcha perché il latte è caldo, quindi metto un po' di polvere di matcha in una ciotolina e aggiungo leggermente un goccio di latte. Dopodiché lo mescolo in modo tale da creare le bollicine. A questo punto metto nella tazza, aggiungo del cacao amaro e il restante latte di mandorla montato. Per finire taglio delle fette di pane su cui metto lo spalmabile che ho preparato prima, condisco anche qui con un filo d'olio e la colazione è pronta. Ciao, io sono Naki e adesso vi faccio vedere cosa preparo per pranzo. Allora, io di solito non ho un forno a casa mia e adesso sono a casa dei miei perché sto facendo da dog sitter al loro cane e qui c'è un forno. E quindi in questi giorni sto cucinando tutto al forno, mi sto sbizzarrendo. Oggi vorrei fare del tofu e delle verdure al forno con una salsina, cioè non caramellate, ma tipo un po' con una salsina buona, che adesso improvviso in base a cosa ho in casa. Let's go! Ora ho questi due panetti di tofu e li avvolgo un attimo in della carta assorbente per far perdere loro un po' di acqua, diciamo. Ok, ci appoggio sopra questa ciotola, che è la ciotola su cui ora vado a preparare, in cui ora vado a preparare la salsina, in modo che fa un po' di peso e mi fa
perdere acqua al tofu. Allora, per la salsina vado molto a occhio, molto a caso. Ho della tahina che ho appena aperto, quindi la sto mescolando perché è un po' separata. E metto, boh, 1, 2, 3, 4. Allora, intanto ne faccio così, poi in caso ne servisse ancora la faccio. 3-4 cucchiai di tahina, poi mettiamo 1, 2, 3, 4 cucchiai di olio di oliva e aggiungo un po' di salsa di soia, sempre 4 cucchiai? Ma sì, dai. Sto facendo questa cosa un po' a occhio, un po' a caso, ma forse di salsa di soia ne metto anche un po' di più. Dai, facciamo 6. Ok. Ok, cerco di mescolare bene, ci mettono un pochino a amalgamarsi per bene. Forse devo aggiungere ancora un po' di salsa di soia. In effetti avrei potuto prendere una ciotola più piccola in modo che venisse un po' più profondo, cioè che la salsa fosse più, non lo so, ci fosse più spessore nella salsa, diciamo. Però non importa, l'ho presa grande per qualche motivo, non so bene neanche io quale. Ok. Allora, purtroppo non credo di avere dei semini di sesamo, altrimenti sarebbe interessante metterceli dentro, però non credo di averli. Come verdure in frigo non ho tantissima roba perché questo è l'ultimo giorno che sto qui. Ho questo finocchio e questo peperone, quindi li taglierò per poi immergerli nella salsa insieme al tofu. Non so se sì, li immergo, dai, magari forse dovrò fare altra salsa, probabilmente. Non so mai come tagliarlo il finocchio. Ora che le verdure sono tagliate, vado a immergerle, tuffarle nella salsina. Scusate i cani che abbaiano in sottofondo, ma qui è sempre un po' una festa. Ok, e in effetti per tirarle fuori mi farebbe comodo una schiumarola. Ok, sono abbastanza certa che dovrò fare altra salsina, però vabbè. Ok, ho fatto, questo è il risultato, adesso le inforno a 180 gradi, penso per una mezz'oretta, ma assaggerò man mano per vedere quanto ci vuole perché siano cotte. Buono, adesso preparo anche del riso da metterci a fianco. Ta-da! L'ho tirato fuori dal forno, allora per poco non bruciavo tutto, cioè vedete i bordi li ho un po' bruciacchiati. Però ha fatto tipo una crostina pazzesca, buonissima. Allora, pranzo time. E come vi dicevo, ho quasi bruciato il tofu con le verdure, ma non l'ho bruciato. E poi alla fine ho fatto un riso tipo misto. Cioè un riso integrale, riso rosso e riso nero, credo. No, forse solo riso rosso. Per abbinarli. E in realtà l'ho già assaggiato, quindi adesso facciamo un finto taste test. Taste test. Ci sta, diciamo che l'ho fatto asciugare un po' troppo forse. Buono! Dalla regia mi dicono che è buono, è vero che è buono. Se l'avessi fatto asciugare un po' meno sarebbe stato più cremoso, invece così è più croccantino. Però ci sta, no? Come ci sta? Ci sta, niente, ci sta. Ciao a tutti, io sono Jasmine e oggi sono ospite qui sul canale di Francesca per preparare la merenda. E ho pensato di realizzare un dolce che amo preparare in questo periodo, una crostata morbida alle ciliegie. È un dolce che non prevede né uova né latte. Per iniziare ho versato in una ciotola un vasetto di yogurt di soia. Ho unito lo sciroppo d'agave, ma va bene anche lo sciroppo d'acero. E ho iniziato a mescolare. Dopodiché ho aggiunto l'olio di semi e la buccia grattugiata di un limone. Io ne ho scelto uno biologico e l'ho lavato per bene.
Solo dopo ho incorporato la farina di farro e ho iniziato ad amalgamare con più energia. E per finire ho aggiunto un cucchiaino di lievito per dolci. Ho ottenuto un impasto morbido e anche abbastanza appiccicoso. E poi l'ho trasferito su una teglia per crostate di 18 cm di diametro. Ho appiattito la superficie con il dorso del cucchiaio e poi ho preso la mia bella ciotolina di ciliegie. Le ho tagliate a metà con un coltello e le ho disposte su tutta la superficie della crostata. Ho fatto una leggera pressione col dito per farle sprofondare un po' all'interno. Prima di infornarla ho aggiunto una spolverata generosa di zucchero di canna per ottenere una bella crosticina croccante in superficie e l'ho fatta cuocere a 170 gradi per 25 minuti a forno ventilato. Dopo averla sfornata l'ho lasciata intiepidire giusto per qualche minuto perché a me piace mangiarla quando è ancora leggermente tiepida. Questo dolce è un po' un incrocio tra una torta e una crostata, per questo è una crostata morbida. Provatela adesso prima che le ciliegie finiscano. Momento della cena, io sono Simona e ho questa faccia sconvolta perché sono appena tornata dall'allenamento. Io faccio due sport che sono tessuti aerei e pole dance e questa sera sono tornata dal mio allenamento settimanale di tessuti aerei, quindi ho una fame che mi mangerei tutto il regno vegetale intero e sto preparando, visto che non c'è un bellissimo tempo qui in Salento, sta piovendo da un po' di giorni, qualcosa di un po' cosy, un po' caldo e un po' speziato. Non è un ramen, non è un piatto thai, non lo so che cos'è. Ho buttato un po' di roba in pentola e ora vi faccio vedere. Cosa bolle in pentola? Ho fatto un soffritto con aglio, zenzero, cipolla, carote, sedano e ci ho messo un tot di verdure che avevo in casa, zucchine, broccoli, funghi da reidratare, shiitake, del seitan e poi ho aggiunto varie spezie tipo curry e qualcosa di piccantino. Salsa di soia, acqua. Ho anche sfumato prima con del vino rosso e ho buttato dentro questi vermicelli, questi noodles di riso thailandesi. E adesso che sarà quasi cotto, ci andrò a versare dentro del latte di cocco. Questo qui, ups, appannato. Questo qui è il mio preferito. L'aspetto non è dei migliori, l'impiattamento non è il mio forte, però di gusto sono certa che sarà buono e soprattutto post allenamento è un piatto bello carico, ma comunque leggero. Io nel frattempo mi sono fatta una doccia al volo, mi sono cambiata e la mia cena è pronta. Risultato finale, tadan, l'ho fatta asciugare un po' e adesso sono pronta per papparmelo. Ciao, questo era quello che mangiamo in un giorno. Spero abbiate trovato anche tante ricette e spunti interessanti per i vostri menù. Vi invito a guardare i canali di Naki, Simone e Francesca per vedere le loro versioni, per scoprire cosa abbiamo mangiato. Speriamo che questo video vi sia stato in qualche modo utile e di ispirazione. Fateci sapere con un commento se vi è piaciuta questa tipologia di video e noi ci vediamo presto. Ciao! Ciao. Ciao.